Sindaco, da oggi la sua maggioranza vede la nascita di un altro gruppo che si costituisce oggi. Sì, un gruppo composto da due consiglieri comunali, di cui uno è il presidente del Consiglio Barbuti, l'altro è il consigliere comunale avvocato Marco Senatore. Mi hanno riferito, perché non ho partecipato alla conferenza stampa, che hanno espresso pubblicamente il sostegno all'amministrazione e questo vuol dire che si aggiunge sostanzialmente un altro consigliere alla mia maggioranza nella persona dell'avvocato senatore. Qualcosa mi fa particolarmente piacere, perché si tratta peraltro di una persona molto esperta da un punto di vista professionale e politico molto valida, e quindi potrà dare un contributo importante a questo ultimo anno e mezzo di amministrazione, particolarmente delicato perché sarà l'anno e mezzo in cui si stringeranno i sacchi e si realizzeranno una serie di risultati importanti, credo storici, per Cava dei Tirreni. Quindi un consigliere comunale in più, il primo dato che io saluto con grande soddisfazione. È stata anche richiesta un atto di discontinuità, valuteremo ovviamente con calma questa richiesta. Io ho ovviamente dei margini di manovra, perché un posto della mia giunta è ancora vacante, proprio per trovare le giuste intese per un allargamento della maggioranza, e faremo delle valutazioni a 360 gradi attraverso un ascolto anche puntuale dei gruppi consiliari che attualmente sostengono la maggioranza. Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Barbuti ha annunciato oggi la sua adesione a questo nuovo gruppo consiliare. Che cosa significa in pratica? Allora, la premessa che la sto facendo a tutti quanti: io stamattina a questa conferenza stampa, che insieme all'amico e collega l'avvocato Marco Senatore l'abbiamo indetta per chiarire la nostra posizione, ma la chiarisco come Antonio Barbuti, consigliere comunale, non presidente del Consiglio Comunale, perché va fatto un distinguo. Io sono presidente del Consiglio Comunale perché devo avere un ruolo di garanzia, di tutela di tutto il Consiglio e di tutti i consiglieri, e devo quindi porre loro e me stesso nelle condizioni che possono essere sempre presenti con tutte le informative di questo mondo, e che le loro prerogative, come le mie, possono essere poi portate avanti, e questa è una cosa. Per quanto riguarda invece la costituzione di questo nuovo gruppo Unione Popolare PDL, io e Marco avevamo ricostituito il gruppo PDL, che non era presente più in Consiglio Comunale perché c'era solo il gruppo di Forza Italia. Poi, per un gesto che ancora non ho compreso bene, c'è stata una reazione subito, immediata, da parte degli organi provinciali, dove ci hanno quasi diffidato ad usare il simbolo PDL. Vabbè, allora noi, poiché non siamo quelli che vogliono cercare, attraverso delle reazioni un po' non troppo ragionate, motivi per poter fare questioni, abbiamo detto: non c'è problema, allora facciamo così, poiché il nostro obiettivo è quello di riunificare tutte le aree, tutte le forze del centrodestra moderate, anche non più solo del centrodestra, ma tutte le forze politiche moderate che sono presenti in Consiglio Comunale. Abbiamo detto: benissimo, allora facciamo una cosa, facciamo questa Unione Popolare PDL, perché fino a qualche mese fa c'era un patto federativo, quindi esistevano anche altri gruppi che si chiamavano in un certo modo, e poi mettevano trattino PDL, quindi adesso non capisco perché anche questo semmai ci dovrebbe essere impedito. Se così è, allora significa che non si vuole ragionare di unità, come si dice a livello nazionale, ma invece si vogliono cercare sempre degli scontri che sono sterili ed inutili. Noi non abbiamo detto stiamo fuori dal disegno politico del centrodestra, noi abbiamo detto che ci riconosciamo, come ci siamo sempre riconosciuti, in quell'area moderata, liberale, riformista di centro, aperta a tutte le forze politiche che la un nuovo gruppo consiliare, capogruppo l'avvocato Marco Senatore. Che cosa significherà per questa maggioranza? Noi speriamo che significherà quel rilancio di questa amministrazione, che ha come obiettivo quello di evitare il terzo commissariamento. Lo stiamo dicendo con forza. Ci poniamo anche un altro obiettivo oltre questo, cioè quello di ricompattare il centrodestra, far riavvicinare tante persone, uomini politici di destra, che si sono allontanati, perché fino ad oggi le scelte sono state calate dall'alto,
sono venute da, non solo dall'alto ma anche da fuori cava dei Tirreni. Questo non è più possibile, è una mortificazione per tutti quei cavesi di destra che hanno grandi intelligenze e che possono tranquillamente insieme decidere le sorti di cava dei Tirreni. Basta che queste sorti vengano gestite da altri al posto nostro. Chiaramente Unione Popolari trattino PDL appoggerà questa maggioranza, ma come ho detto in conferenza stampa non sarà un appoggio incondizionato, ma non vincoleremo il sindaco rispetto a scelte e a nomi, ma vincoleremo il sindaco rispetto ad una discontinuità forte che serva per rilanciare questo progetto, questa amministrazione che è partita nel 2010 e che oggi langue, ma che è sicuramente un buon progetto. Però se questi sono i nostri obiettivi e se questo si realizzerà, noi chiaramente daremo il nostro contributo da uomini responsabili, e fino a quando al 2015 poi ci riproporremo di fronte agli elettori. Da parte del popolo rispetto a chi deve rappresentare in politica quello che sono gli interessi delle persone. Scusami Marco se ti ho sottratto un poco di tempo in più, però il mio ruolo insomma mi... Il tuo nel senso. Essere qui vorrei partire dall'aspetto della politica e della nascita di questo gruppo, non per fare polemiche, perché a noi non interessano queste piccole beghe, nascita repentina di Forza Italia, poi nascita, realizzazione del gruppo da parte nostra del PDL, questa immediata e repentina richiesta di dire no, noi manteniamo anche il PDL, quindi ci chiamiamo PDL trattino Forza Italia. A noi non interessa.